Nuovo video ricetta, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, grazie ai miei iscritti che mi seguono sempre con affetto, regalatemi un like se il video vi piace. Tre, due, uno, risotto ai funghi. Ingredienti per 3 persone: 300 g di riso, 50 g di funghi secchi porcini, sale, brodo vegetale, poca cipolla, mezzo bicchiere di vino bianco, un cucchiaio di olio evo, parmigiano grattugiato. Ammollate per un'ora i funghi secchi nell'acqua fredda. Preparate un brodo vegetale con zucchine, cipolle, sedano o le verdure che vi piacciono. Fate un soffritto con un po' d'olio. Sminuzzate una cipolla. Fate rosolare e aggiungete il riso. Aggiungete mezzo bicchiere di vino bianco. Aggiungete il riso e i funghi secchi ammollati. Continuate la cottura con 2 mestoli di brodo vegetale. Quando il brodo vegetale si è asciugato, aggiungete anche l'acqua dell'ammollo dei funghi. Continuate così alternando acqua di funghi e brodo vegetale, aggiungendo anche il sale. A fine cottura spegnete il fuoco e aggiungete il parmigiano, però senza mescolare, coprendolo poi con un coperchio e lasciatelo così a riposo per 2 minuti. Trascorsi 2 minuti prendete il riso, lo mettete nel piatto, gli date una mescolata col mestolo e poi potete servirlo. È un piatto ideale per il dopo feste, è leggero, buono, squisito, ideale per tenersi in forma con pochi grassi, poche calorie.